prime evidenze dell'inchiesta sul deragliamento del treno fantasma Carnate. Per la procura di Monza il convoglio è partito senza personale a bordo perché non era in funzione il freno. Fine settimana da Bollino Nero sulla Super 36, strada fra le più trafficate d'Italia. L'ANAS annuncia la chiusura notturna per un mese dell'attraversamento cittadino in direzione Milano. Giorni di lavoro intenso per il soccorso alpino. In una settimana 8 interventi in Val Sassina per aiutare escursionisti in difficoltà. Troppi continuano a salire in montagna senza preparazione. Il Covid non ferma la magia degli acrobati. Successo per il festival con la testa all'insù. Tutto esaurito per gli spettacoli in piazza Garibaldi. Domani il gran finale. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. In apertura torniamo a parlare del treno fantasma deragliato a Carnate. Il freno del treno non era attivato. Questi primi esiti delle indagini disposte dalla Procura di Monza. Se non fosse in funzione per un errore umano o per un guasto tecnico, lo dirà la scatola nera recuperata dal convoglio. Intanto oggi sulla linea la circolazione è ripresa regolarmente. Il freno del convoglio 10.776 in sosta alla stazione di Paderno d'Adda non era attivato. Lo dicono i primi riscontri investigativi, lo conferma la Procura di Monza, che sta conducendo le indagini sul deragliamento del convoglio alla stazione di Carnate Smate dopo una corsa di 10 km senza conducente. Se il sistema non fosse in funzione per un errore umano, ipotesi per cui sembrano propendere gli inquirenti, o per un guasto, lo rivelerà la scatola nera. Il capotreno è stato ascoltato dopo l'incidente, mentre il macchinista, 43 anni e 15 di guida, ancora sotto shock, dovrà essere sentito nelle prossime ore. Ad alcuni colleghi avrebbe assicurato di aver lasciato il treno in modalità parking. Entrambi comunque sono stati sospesi in via cautelare. Gli è stato offerto un supporto psicologico. I 43 minuti di buco tra l'arrivo in stazione e la prevista ripartenza del convoglio non giustificherebbero il loro allontanamento. Un capotreno, infatti, sostengono gli addetti ai lavori, non può abbandonare il convoglio nemmeno quando è in sosta. Nessuno dei due invece era presente quando la locomotiva si è messa in movimento. Erano entrambi al bar e hanno provato a inseguire i vagoni cadendo sulla massicciata. 10 km senza guida prima del deragliamento avvenuto su un binario tronco della stazione di Carnate. L'unico passeggero a bordo, un nordafricano di 49 anni, si è recavata con una prognosi di pochi giorni. Sta trascorrendo la convalescenza a casa del fratello a Lecco. Nelle indagini si dovrà appurare anche se il convoglio, definito vecchio, avesse o meno a disposizione un sistema frenante di emergenza che poteva essere attivato. Il fascicolo, aperto per disastro ferroviario colposo, resta per ora a carico di ignoti. Intanto questa mattina è ripresa regolarmente la circolazione sulle direttrici Milano-Carnate-Lecco e Milano-Sondrio-Tirano. Si viaggia regolarmente su due binari, scongiurati i timori dei pendolari che temevano pesanti ripercussioni, in particolare a partire da lunedì con la riapertura di molte attività. Incidente mortale a Verderio, nella Brianza lecchese. Franco Manzoni, imprenditore di 78 anni, è morto nel primo pomeriggio di oggi, schiacciato da un cancello all'interno della sede della Gruppo Manzoni, azienda di famiglia attualmente chiusa per ferie. Stando a una prima ricostruzione, l'anziano stava verificando di persona la tenuta della cancellata, appare danneggiata a seguito di un furto. Vani i tentativi di soccorrerlo. Sull'episodio indaga l'ATS Brianza. Le vacanze stanno per finire, si preannuncia un weekend da Bollino Nero sulle strade lecchesi. Sotto osservazione la Superstrada 36 e da lunedì per un mese chiuderà di notte l'attraversamento di Lecco in direzione di Milano. Vediamo. Si preannuncia un weekend da Bollino Nero sulle strade lecchesi, osservata speciale come sempre la statale 36. La Superstrada Milano-Lecco anche quest'anno è senza dubbio nel novero delle strade più trafficate d'Italia. Nel 2019, lo ricordiamo, registrò nei weekend di agosto il record nazionale del passaggio di 68.000 veicoli quotidiani. Quest'anno la tendenza è al ribasso, pur in assenza di dati specifici nella rete stradale del Nord Italia. A luglio si è registrata una flessione del traffico del 5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'appello a tutti resta quello di guidare con prudenza nelle prossime ore e di limitare gli spostamenti nella giornata di domenica, che si prevede già di per sé difficile.
Al traffico per il rientro delle vacanze si somma un problema che, incrociando le dita, non dovrebbe però avere un impatto clamoroso sulla viabilità locale. Per un mese, a partire da lunedì 24 agosto, resterà chiuso al traffico in orario notturno l'attraversamento cittadino in direzione di Milano. Il provvedimento è stato reso necessario dal cantiere in programma per l'efficientamento tecnologico della galleria. Dalle 21 alle 6 di ogni giorno feriale, auto e camion in direzione del capoluogo di regione saranno dirottati sulla viabilità locale, quindi sul Lungolago cittadino, e potranno rientrare in superstrada prima del ponte Manzoni. ANAS si invita quindi a guidare con maggior prudenza del solito, considerato il necessario passaggio sull'asse viabilistico urbano. Per rimanere aggiornati sulle disposizioni e sui cantieri, contattare il numero verde 800 841 148. Giorni di lavoro intenso per il soccorso alpino. In una settimana in Val Sassina ben 8 interventi, 2 nella serata di giovedì per escursionisti che avevano perso l'orientamento. Troppi turisti in vetta impreparati. Montagne affollate, ma in passato come in questa anomala estate segnata dalla pandemia e come era immaginabile si moltiplicano gli escursionisti improvvisati. Solo in questa ultima settimana sul territorio di competenza della stazione della Val Sassina, complice anche la massiccia presenza di turisti, sono stati effettuati 8 interventi di soccorso con il recupero di ben 10 escursionisti illesi che hanno perso l'orientamento. Gli ultimi 2 in ordine cronologico nel tardo pomeriggio di ieri. Il soccorso alpino è stato allertato poco dopo le 18 per 2 persone bloccate sul sentiero del Cardinale, tra il lago di Sasso e il Pizzo Tre Signori nel comune di Introbio. Un uomo di 31 anni, residente nel Milanese, e una donna di 29, del Varesotto, erano partiti da Ornica, nella Bergamasca, dopo essere saliti sul Pizzo Tre Signori. A causa di una leggera copertura di nebbia presente in quota, hanno perso l'orientamento e si sono spostati sul versante lecchese della montagna. Allora hanno allertato il numero unico di emergenza 112, si sono attivati i tecnici del soccorso alpino per individuare il punto esatto in cui si trovavano, tramite le coordinate geografiche per stabilire la strategia di intervento. Un soccorritore era già sul posto, al rifugio Santa Rita. Dopo circa mezz'ora è riuscito a localizzare i 2 escursionisti illesi, sono stati raggiunti e accompagnati in Val Biandino. Pochi minuti dopo, nuovo allarme per un mancato rientro. Una coppia della provincia di Bergamo, di 48 e 45 anni, stava percorrendo un sentiero in Val Marcia, nella zona di Piane delle Betulle, comune di Casargo. Hanno sbagliato il sentiero, sono scesi verso l'abitato di Primaluna. Per fortuna è stato possibile mettersi in contatto con loro attraverso il telefono e quindi è stato possibile localizzarli con le coordinate GPS. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno constatato che non avevano bisogno di assistenza sanitaria e quindi li hanno accompagnati ai piani delle Betulle. L'intervento si è concluso alle 22. Mancano poche ore alla scadenza per la presentazione delle liste elettorali per le amministrative del prossimo 20 e 21 settembre. A Lecco alcune formazioni hanno già depositato i nomi dei candidati e le firme a loro sostegno. Vediamo. Ore decisive per le comunali. Scade a mezzogiorno di sabato 22 agosto il termine per presentare le liste elettorali a supporto dei 4 candidati in corsa alle elezioni amministrative di Lecco, in programma i prossimi 20 e 21 settembre. Alcune formazioni hanno reso noto di aver già depositato l'elenco dei candidati e le firme raccolte a loro sostegno. È il caso della Civica Appello per Lecco, che candida sindaco Corrado Valsecchi. Come lei, le 4 liste, Partito Democratico, Fattore Lecco, Con la Sinistra Cambia Lecco e Ambientalmente, che sostengono la candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni. Presentata anche la lista civica Lecco Ideale a sostegno di Peppino Ciresa, candidato del centrodestra. I nomi delle altre liste saranno verosimilmente resi noti nelle prossime ore. Ci sono anche altre scadenze importanti all'orizzonte, ma per gli elettori. Entro il 31 agosto è possibile presentare richieste in comune per quanti, impossibilitati a raggiungere i seggi, vogliono votare a domicilio. Fra la documentazione necessaria, anche un certificato medico recente. Oltre alla carta d'identità è necessario rinnovare la scheda elettorale nel caso in cui non ci siano più spazi, oppure richiederla se non la si è mai avuta, come per quanti hanno appena compiuto 18 anni. L'importante è ricordarsi però di prendere sempre appuntamento all'ufficio elettorale, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e in via straordinaria venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 9 alle 18 e domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15, ovvero durante tutta la durata delle operazioni di voto. Si potrà accedere solo telefonando allo 0341 48 12 95 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.lecco.it.
E vi ricordo che sul nostro sito, nella sezione notizie, potete consultare i nomi in corsa resi noti finora. Ed ora cambiamo argomento. L'allarme della Coldiretti: a causa della cementificazione persi milioni di chili di prodotti agricoli nelle campagne lariane in un quinquennio. Il territorio diventa più fragile. Nelle province di Lecco e Como, i comuni con potenziale rischio idrogeologico medio-alto sono oltre l'84% del totale. Milioni di chili di prodotti agricoli persi nelle campagne lariane in un quinquennio, colpa della cementificazione incessante che, accusa la Coldiretti Lecco Como, citando i dati Istat, provoca un insostenibile consumo di suolo sul territorio. Un problema che affligge l'intera regione. Si stima infatti che tra il 2012 e il 2019 in Lombardia il consumo di suolo si sia mangiato 43 milioni di chili di seminativi, 20 milioni di chili di foraggere, mentre per oliveti, frutteti e vigneti si sono persi meno di un milione di chili per ognuna di queste tipologie produttive. In particolare, il comprensorio lariano vede circa il 12% del suo territorio coperto da cemento, con una leggera prevalenza in provincia di Como, 12,2%, rispetto al lecchese, 11,97%. Numeri peggiori in regione solo per Monza e Brianza, 40-56% di suolo consumato, Milano, Varese e Lodi, mentre fanno meglio Bergamo, Mantova, Cremona, Brescia e Pavia, virtuoso Sondrio con il 2,64%. Tra il 2018 e il 2019 si sono persi ulteriori 9 ettari nel lecchese. Al danno economico si aggiunge il fatto che su un territorio meno ricco e più fragile per il consumo di suolo si abbattono i cambiamenti climatici, sottolinea la Coldiretti, con le precipitazioni sempre più intense e frequenti, con vere e proprie bombe d'acqua che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato, conclude la Coldiretti, è che sono saliti a 7.252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che sono a rischio frane o alluvioni. Nelle province di Lecco e Como, i comuni con potenziale rischio idrogeologico medio-alto sono oltre l'84% del totale. Successo per la prima giornata del festival Con la testa all'insù, che fino a sabato anima il palco di Piazza Garibaldi a Lecco con esibizioni di artisti circensi internazionali. Divertimento, stupore, musica e magia. Anche quest'estate sono tornati a Lecco gli artisti del Festival Internazionale Con la testa all'insù. Un'edizione che, come tutti gli eventi di questo periodo, deve fare i conti con le norme anti-Covid e che si sposta così dalle alte quote dei trampolieri e degli equilibristi degli scorsi anni al palco di Piazza Garibaldi. Tanti lecchesi che hanno assistito allo spettacolo di apertura nel pomeriggio di ieri. È stato un anno difficile anche per noi organizzatori e per il Comune di Lecco, perché fino agli ultimi giorni abbiamo dovuto cambiare il programma, in quanto le ricorrenti normative Covid, che cambiavano continuamente, ci hanno così modificato il palinsesto in corso d'opera. Siamo riusciti però a portare degli artisti straordinari dall'Argentina, dal Cile, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dall'Italia e, pensate, persino dall'Armenia, almeno così dicono loro. Gli Jansh Gavronsky Brothers sono quattro fratelli musicisti che si esibiscono con strumenti molto particolari. Parla poco italiano, molto poco. Anche noi abbiamo dovuto cambiare in corsa, facevamo i camerieri e adesso facciamo attori. È un cambio in corsa, no? Come si dice in corsa? Footing. Perché camerieri abbiamo portato piatti e posate di cucina e suoniamo quelle stasera, perché strumenti no, non abbiamo più strumenti. Però siamo molto contenti di essere qua, in questa città, in Italia, in questo lago. Però non suoniamo nel lago, perché sennò gli strumenti si bagnano. Però sarà molto bello. Il festival prosegue nella giornata di oggi e domani. L'ingresso è libero, con obbligo di prenotazione fino a 10 minuti prima dell'inizio degli spettacoli. In caso di maltempo, le esibizioni si svolgeranno a Spazio Teatro Invito. È un festival per tutti che si basa su diverse onde, la onda della comicità, dell'acrobazia, del rischio, della poesia. Mentre in passato lavoravamo appunto ad alta quota, quindi sopra le teste dei spettatori, questa volta avremo sul palco in Piazza Garibaldi. Cerchiamo quindi di tornare non ancora alla normalità, ma cerchiamo di così rinfrancarci toccando queste corde dello spirito. Ne abbiamo veramente bisogno tutti. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social, sul sito teleunica.com. Io vi auguro una buona serata con i programmi di Unica TV.